Ora la parola al professor Bruni, a cui diamo, in base anche a quello che ci ha detto il presidente Maffei, qualche 2 minuti in più, visto che userà il linguaggio, sicuramente non userà le immagini, possiamo dargli un bonus di 2 minuti in più, però 12 minuti saranno. I letterati sono chiacchieroni, quindi mi date 2 minuti in più. Però mi avete tagliato alcuni minuti, il che mi dà un alibi, non darò fondo ai problemi dell'universo, come invece con qualche minuto avrei fatto. Grazie. Il mio punto di partenza però lo tengo, perché è una definizione che ho trovato in uno dei tanti libri che nel mondo di lingua inglese sono dedicati al concetto di nazione. Nel mondo di lingua inglese non c'è concetto o fatto che non goda di una sterminata bibliografia. In uno di questi libri leggo una definizione concisa: la nazione è una relazione sociale, naturalmente è una l'organizzazione di una società, questo l'aveva detto già Aristotele, dotata di profondità temporale e territorio delimitato. A me interessa la profondità temporale. Il professor Maffei ha già detto molto bene, a un chiacchierone di linguista fa molto piacere avere in comune la parte del cervello che, dove funziona e lavora anche la matematica. E quindi, Maffei, questa volta i pomodori, anche se li avessi, non dovrei tirarteli. Vediamo se me li tirerai tu in un'altra occasione. Vorrei, visto che c'è questa dimensione della profondità temporale, che non significa solo il passato, che dovrebbe insegnarci cosa fare oggi, perché io ho una grande ammirazione per Cicerone, ma che l'istoria sia magistra vitae non ci credo. Però la profondità temporale è il senso del passato proiettato sul futuro, che è quello che oggi un po' manca alla società globale, che è ricca di tante opportunità inconcepibili fino a pochi anni or sono, e però è spesso schiacciata sul presente, sull'ora, sul subito, come fanno anche i finanzieri che ci mettono nei guai. E allora vorrei ricordare la definizione della lingua volgare, parlata o da scriversi piuttosto in Italia, di Dante, il quale dice, parla di una lingua aulica, illustre, curiale e cardinale. A me interessa la lingua illustre perché ci serve per in prospettiva, non perché l'ha detto Dante che ci capiva, ma perché è utile a noi. Noi siamo un po' avviliti nelle nostre, almeno io parlo delle facoltà umanistiche, che è quelle che io conosco, e anche per quello che so di quel mondo molto variegato che è il mondo della scuola. E invece potrei concludere subito il mio discorso, perché ho dato come titolo "Italiano da potenziare, un'occasione per la scuola". La mia risposta è sì, è un'occasione ed è un'opportunità, purché noi rilanciamo il discorso. Ho sentito la parola rilanciare dall'assessore alla provincia, mi pare, ecco. E anch'io parlo spesso di rilanciare, non di reinventare, di modificare in maniera dinamica un insegnamento della lingua che non nasce oggi, ma che oggi ha bisogno di essere potenziato. Dice dunque il padre Dante, scusate, devo cambiare gli occhiali, eccoli qua. Prima devo chiarire cosa intendo quando dico illustre a proposito del volgare, perché il volgare illustre, lui lo collega alla luce, è qualcosa che illumina in senso attivo o che passivamente, se è colpito dalla luce, risplende. E in questo modo si chiamano illustri gli uomini che, o perché illuminati dal potere,
Dante con il potere non aveva commerci esattamente pacifici, però sono illustri gli uomini illuminati dal potere che diffondono luce di giustizia e di carità. La carità è una delle tre virtù teologali, la giustizia è alla base della convivenza civile e del diritto. Oppure perché, possedendo un magistero, essendo maestri con la M maiuscola, ammaestrano con sapienza come Seneca, il filosofo, e Numa Pompilio. Così il volgare è illustre se innalza i rozzi vocaboli degli italiani, le loro confuse costruzioni, le desinenze erronee, gli accenti campagnoli, ed è invece illustre perché perfetto, urbano, cittadino, come Cino da Pistoia e il suo amico. Dante voleva portare il volgare illustre alla lirica tragica, che non ha il senso teatrale, ma è la lirica sublime. Noi abbiamo bisogno del volgare illustre, non per fare scuole di letteratura creativa, che non ci interessano e non ne capisco, ma perché dobbiamo dare il volgare colto, perché quando i bambini arrivano a scuola sanno già parlare, hanno la lingua materna. La scuola, scusate se è un po' banale dirlo, ma abbiamo bisogno di ricordare queste cose, deve portare la lingua a un livello più alto, deve arricchirla non con il discorso dei vasi pieni e dei vasi vuoti che faceva la collega di matematica che ha parlato poco fa, ma perché la lingua è per sua natura interattiva ed è questa interazione che la scuola deve potenziare e deve avere l'orgoglio, la fiducia, il senso di questo compito. Scrittura, lettura, un italiano colto, perché il gergo giovanile non glielo dobbiamo insegnare. Le mille parole dei mezzi di comunicazione di massa, i ragazzini e i ragazzi e i giovani le conoscono. Tocca alla scuola questo compito, perché noi soffriamo non solo di una povertà economica, ma abbiamo anche una povertà di idee in questa fase. Non solo, non è un problema, per quel poco che io posso capire, solo italiano, è un problema molto generale nell'Occidente. C'è una povertà di idee. Pensate alle tonnellate di retorica che si fanno sul concetto di cittadinanza, di cui il nostro paese non ha peraltro maturato una idea minimamente condivisa. Per non parlare del silenzio della politica, che quanto più è urlata nei cosiddetti talk show, tanto meno è produttiva di idee. Chi volete che faccia questo lavoro, se non la matematica, le scienze naturali? E se non si lavora in italiano, in che cosa dobbiamo lavorare? E ci vuole un italiano da potenziare. Potenziare. Prendete allora la lingua che scrivono, che scriviamo comunemente, è una lingua che può migliorare per definizione la lingua, ma mi riferisco al fatto che troppo spesso negli elaborati scritti che leggo degli studenti universitari, l'unica subordinata è la relativa. E santo cielo, una bella causale ogni tanto è indizio di un ragionamento e anche un quando, ma c'è solo Mario che il che a cannocchiale, non sempre, poi ci sono gli studenti bravi, ma quelli che chiamano i talenti, vabbè, quelli hanno meno bisogno tutto sommato, perché hanno il quoziente di intelligenza alto, perché ci sono nati. Oppure è così il lessico che va certamente arricchito attraverso un programma di letture che dovrebbero essere possibilmente anche veicolo di significati.
Su questo volevo dire qualcosa, ma veramente questo non lo posso dire. Invece volevo spendere ancora una parola, se ho qualche minuto ancora, spendere qualche parola su una ginnastica testuale che mi sembra indispensabile. La parola testo non è certamente nuova nella scuola. Testo, qualcosa che ha un inizio, un centro e una fine. La linearità del testo rispetto alla simultaneità della percezione dell'immagine. No, ecco, quello che, ma il Ministero non l'hanno tanto capita questa distinzione, anche se Lessing già nel Settecento l'aveva detta. Allora fare esercizi sul testo. Il tema, l'ultimo fine settimana, possibilmente spero che la traccia non sia l'ultimo weekend, l'ultimo fine settimana, va bene, questo è un tema molto tradizionale. Il fine settimana è la salvezza della felicità umana, si può dare questo tema, non necessariamente per difenderlo, ma per opporsi, pro e contro. Il fine settimana è la distruzione dell'umanità. Anche qui si può fare il pro e il contro. Questo è un esempio scelto fra mille, ma potrei aggiungere l'umile lavoro della parafrasi, l'umile lavoro assai difficile per la verità del riassunto, il riassunto con cambio di taglio che cambia la prospettiva del testo fonte. Tutte cose che conoscevano già i greci quando inventarono la sofistica, ce le siamo dimenticate queste cose. La retorica ha avuto una grande fioritura nell'Italia del Cinquecento e ce le dobbiamo ricordare, non per copiarle, ma appunto per rilanciarle all'altezza dei tempi nuovi. E voglio concludere, sono già fuori tempo, 30 secondi, con andando un attimino, se mi perdonate, l'attimino in Tanzania. Non ci sono mai stato, terra dei ghepardi, ma anche terra di il cui padre, il padre della patria, della Tanzania, ho appreso qualche anno fa, è Julius Nyerere. Un nero, naturalmente, spero che nessuno mi accusi di razzismo e di disprezzo, non siamo negli Stati Uniti, quindi in Italia si può dire, un nero che aveva studiato in Inghilterra e introdusse la lingua nazionale in Tanzania, lo Swahili, una lingua che si parla in varie regioni dell'Africa subsahariana e che in Tanzania è una lingua minoritaria, che anche le donnette, dico donnette traducendo il Muliercule del De Vulgari, dell'Epistola a Can Grande di Dante, anche le donnette però la sapevano come lingua seconda. L'unico modo per unificare un paese che, come tanti paesi africani, conosce una tremenda, babelica davvero, frammentazione linguistica. Nyerere, per lanciare lo Swahili come lingua dell'insegnamento scolastico, tradusse il Mercante di Venezia e il Giulio Cesare di Shakespeare. Sapeva qual era l'importanza della cultura letteraria, della cultura tragica, alta, nel senso dantesco, appunto. Dobbiamo ricominciare a fare un grosso sforzo per riproporre dei contenuti che abbiamo un po' troppo accantonato. Grazie. Bravissimo.